Salve ragazzi, bentornati in Dark Souls Remastered. Nello scorso episodio avevamo fatto un po' di rigiri nelle catacombe, avevamo ucciso un po' di scheletrini bastardi nella nostra lancia divina. Oh, laggiù c'è un demone di titanite e noi per ammazzarlo dobbiamo usare la nostra spada potentissima. Vediamo anche se ci vale la pena di usare qualche resina. Ops. No, perché usa il fulmine. Stamina al massimo che possiamo. Ok. Dietro. Ah, ciao, stamina. Bene. Yes! Very yes! Titanite del demone. Bugiarda davanti. Occhio della morte. Noi quanti ce ne abbiamo di questo occhio della morte? Perché? Ovviamente sono tra i primi oggetti, eh? Oh, perché qui c'è una covenante segreta praticamente, che consiste nell'andare qui. Bisogna andare qui, aspettare e veniamo portati praticamente da Nito, che poi successivamente dovremo sconfiggere. Aspettiamo. Dovrebbe esserci proprio il video in regola. Qui siamo presenti nell'area del boss finale. Per essere sincero non l'ho mai fatta io questa covenant. Ecco lì il nido. Non stringo nessun patto. Ho attivato il trofeo e ce ne torniamo via. C'ho giusto queste due pennacchie che spuntano fuori dalla bara.
Oh, so dove prima, sai. Ok, adesso andiamo di qua. Oggetto me, ci riserve la nostra lancia. Qui non c'è nessun altro. E 3. Perfetto. Mentre invece qui mi sembra che ci serve allora, qui di sotto c'è di sotto che di solito ci casco qui, capito? Quindi ah sì, esatto. No, la lanterna mi serve, bastardo. Esatto. Vediamoci, vai, perché ora mi metto la spada. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ma cazzo! Siete resi conto di quello che è successo, vero? Io no. Ma lascia da ricordarsi dove passa. Ah, che passione ci vuole. Su, su. Perdiamo pure tempo. Sei pezzo di merda.
Sei. Allora, ma tanto. Dove andavo? Io vorrei sapere dove andavo. Sembrava strano infatti non vederlo. Schizzata via. A me lo trovo visto, sto cavaliere di merda, eccolo qui. Oh madonna. No, cazzo. Ok. Sì, pezzi di neve anche. Poi dopo la sblocchiamo anche qui, eh. Questo non mi ricordo mai da dove devo cascare, però vabbè. Qui ci sono dei boss, tra virgolette, più stupidi che ci siano. Eccoci. Stiamo girandola, ma crea delle copie di se stesso, mentre c'ha queste tre maschere, la maschera del padre, della madre e del figlio. Ciao. Che si fa? Si attacca? Sì. Fine. Purtroppo è così questo boss. Arte dell'ascensione. Questo trofeo serve per maschera della madre. Cosa fa? Non mi ricordo la madre. Una delle tre maschere c'è Andrea, il necromante che rubò il potere del re tombale che regna sulle catacombe. Questa maschera appartiene alla gentile madre, incrementa leggermente i punti vita. I nostri amici necromanti non hanno lasciato il becco di una torcia. E io vi so già che ci morirò in maniera pesante. Ma fatti noi adesso.
Facciamo una cosa molto più intelligente. Usiamo un osso di ritorno. L'osso di ritorno e praticamente ci facciamo. Intanto abbiamo due umanità e non per buttarle via, però visto che moriremo più volte, andiamo alla figlia del caos e gliele diamo. Gliele diamo e con queste le abbiamo date, quindi 10 più 2. Offri umanità, due umanità. Avanziamo di livello. Sì, ok. Teletrasporto. Già. Ecco qual era il problema di perché non me ne dovevo andare, perché non possiamo tornarci. Quindi ci rifacciamo tutta la parte velocemente per arrivare giù alla scorciatoia. Sì. Però mi ricordo c'era anche un necromante nascosto. Va bene. Via di corso. Questo drop me l'ero dimenticato. Là. Ah, voglio divertirmici. Quindi a regola vorrei i necromanti che non ci sono, dovrei poter ammazzare tutti tranquillamente. Senza alcun che tipo di problema. Perfetto. La mia spadina più 5. Ok. Riammazziamo tutti i pesti, dai. Con tutta molta calma. Posso anche tagliare da qui? Sì.
che rischiamo di cascare per colpa di questi domugoloi. Ok, taglio qui, entro. Via. Eccola via, la porta nascosta. Qui c'è l'ultimo necromante. Oi, mi ero scordato questo. Nero della magia nera. Questo mi ero proprio scordato, eh. E qui ci dovrebbe essere da qualche parte un necromante. Che se non ci dà lui la lanterna. Mamma mia, non ce l'ha data. Non ce l'ha data, questa è la prima volta che mi succede. Ah, che cazzarola, non ce l'ha lasciato. Va bene, quindi è inutile, ripassiamo da qui. Bisogna attivare la scorciatoia del fabbro. C'è poco da fare, dai. Allora. No, che palle. Via. Tanto quando mi vogliono far girare l'anima. Ecco fatto. Poi si beve. Qui, grazie. Titanite verde. E qui, scommetto, vero?
cosa strana di questo personaggio è che c'ha i bargigli fatti di osso invece che di peluri. Cazzo, potevano correggerla, eh? Questa voce di merda gliela potevano veramente correggere. Un tizzone? Lui vuole il tizzone. Vuole il tizzone di fuoco, ma è. Titanite scintillante. Ok. Acquisto oggetto. Oh, l'osso di ritorno, effettivamente non sono tanti a vedere. Titaniti. No, quanti? Ne voglio 59, ne voglio. No, non ci vedo. Vai, vai su. Perfetto. Ripara equipaggiamento. E basta. Scusa, hai ragione. No, hanno messo un falò qui. Che cazzata. Che cazzata. Va bene, allora se hanno messo il falò qui ormai non c'è più. Non c'è più grossi e enormi motivi di. Di crucciarsi, eh? Però. Che cazzata. Che cazzata. L'hanno cambiato, cioè gli hanno cambiato, non gli hanno cambiato la voce, ci hanno messo un falò però. Vabbè. Ok, torniamo un par di ciuffi, ragazzi, qui senza luce non si può fare niente. Bisogna assolutamente trovare una soluzione. E la soluzione sarebbe di evocare Dust e provare a comprare luce come incantesimo. Teletrasportati e ci teletrasportiamo al comune dei non morti. O facciamo prima, no, comune dei non morti. Quindi quel falò lì come si dovrebbe chiamare? Catacombe. Vabbè, va bene, torneremo quindi a dove c'era l'idra, ci dovrebbe essere il segno di evocazione di Dust, la evochiamo e gli compriamo un po' di incantesimi. E nella speranza di poter usare luce, se no dovremo andare da un'altra parte perché al buio le catacombe è impossibile farle, la tomba dei giganti. Quindi ragazzi, un saluto e ci vediamo nel prossimo video.